Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Deborah e oggi voglio parlarvi dei prodotti che in questo periodo mi stanno facendo impazzire. Sigla! Eccoci qua, benvenuti ancora una volta nel mio canale. Oggi voglio fare questo video perché ho accumulato un pochino di prodottini che volevo consigliarvi. Se state cercando un prodotto in particolare di queste categorie, ovviamente, e magari vi piacerebbe provarli, io ve li mostro come foste la mia migliore amica oppure la mia vicina di casa, e mi piacerebbe darvi dei consigli, ecco, perché io con questi prodotti mi ci trovo benissimo, li sto amando, li sto trovando anche utili sotto tanti aspetti, e quindi ho detto voglio mostrare alle ragazze questi prodotti che utilizzo da parecchio e posso parlarne bene, benissimo, più di bene, perché sono prodotti che veramente secondo me sono degni di essere menzionati. Allora, parto con la categoria detersivi per la casa, pulizia per la casa, diciamo così. Allora, il primo prodotto che voglio farvi vedere è questo ammorbidente della Mon Amour. Voi direte, beh, non ci fai vedere niente di nuovo perché, insomma, lo straconosciamo. Però, ragazze, io non so se è un'impressione di questa confezione, magari ne acquisterò un'altra. E non è, però la sto usando da un bel po' e devo dire che questa confezione da 3 litri profuma molto di più il bucato rispetto alla confezione piccolina. Credo che quella sia da 1 litro o da 750 più o meno, credo. La profumazione è identica, è la stessa, è proprio la classica del Mon Amour, lo conosciamo, ma io ho riscontrato che questo ammorbidente, anche utilizzato con altri detersivi, quindi non per forza utilizzato con il suo, che ovviamente potenzia a livelli spaziali la profumazione, ho notato che anche con altri detersivi, sia liquidi che in polvere, sia per capi scuri, per capi delicati, insomma, vedo che ho constatato proprio una profumazione più intensa e più prolungata. Poi, sempre per rimanere in tema bucato, questo ve l'avevo già fatto vedere in un video dei top e dei flop, parlandovene molto bene, ma lo voglio mettere in questo video proprio perché qui parlo proprio dei preferitissimi in assoluto. Questo Lenore alla verbena selvatica. Ragazze, questo è un ammorbidente topissimo, è topissimo. Questo profumo delicato, agrumato, l'ho trovato molto persistente. Ho trovato anche che la sua azione ammorbidente sui miei asciugamani, che sono vecchiotti, ormai sono malandati, li dovrei cambiare, è stata un'azione ammorbidente veramente strabiliante. Quindi ne ho provati diversi, di diverse profumazioni, ma devo dire che questo alla verbena selvatica e senza rinfrescante e corroborante mi ha veramente rapita, quindi sicuramente lo acquisterò altre volte perché secondo me vale la pena. Poi, rimanendo sempre in tema pulizia, intanto guardo perché mi sono divisa un po' i prodotti, sempre in tema di pulizie vi voglio mostrare questo. Ora io ve lo mostro incartato perché magari se lo dovete cercare, se vi interessa, è più facile vedendolo incartato che vedere il panno sfuso. Questo è un panno magico in PVA. È questo materiale ultra assorbente che non lascia luni, non lascia striature. Ragazze, per l'acciaio è fenomenale. Per asciugare le superfici lucidandole in un panno solo, in un passaggio solo, è fenomenale. Io ne ho presi di varie colorazioni, ma la colorazione non
non cambia l'utilizzo, sono tutti uguali. E devo dire, ragazze, che per quanto riguarda la pulizia del gas, l'asciugatura, oppure il lavandino quando lo vogliamo asciugare, il lavandino del bagno, i miei molto spesso lasciano tutto bagnato, e molto spesso con le pezze di microfibra o altre spugne o altre pezze, devo dire che rimane sempre umido. Con questo invece ho riscontrato una assorbenza assoluta, ragazze. Dice Panno Magico che grazie alla fibra asciugatutto che la caratterizza, pulisce e asciuga velocemente, ti permette di pulire in modo facile e scorrevole con detersivi industriali o anche solo con acqua, risparmiando denaro e fatica. Io devo dire che questo utilizzato dopo aver lavato è topissimo, è topissimo. Quindi se volete provarlo, io ne ho provati di vari marchi, questo nello specifico l'ho trovato da Risparmio Casa. Però si può trovare dai cinesi, negli spendibene, in tutti quei negoziettini così dove vendono tutti questi prodotti. Non li ho trovati da Tigotà, li ho cercati lì, non li ho trovati, e il prezzo sta intorno all'euro. E ve li volevo segnalare perché se vi piacciono quelle superfici asciutte subito, quindi che non bisogna aspettare del tempo facendo ricircolare l'aria, l'unica pecca forse che posso trovargli è che quando lui si asciuga, adesso qui è morbido perché è all'interno della confezione, ma quando lo si utilizza, se lo si lascia asciugare diventa rigido come un baccalà. E quindi io molto spesso, per non ritrovarmelo nel mezzo, quando non lo utilizzo, lo piego su se stesso in due volte o in quattro volte, in quattro pieghe, ok, non in quattro volte, e lo lascio asciugare così e non occupa spazio. Appena lo si ribagna, lui ritorna morbido e veramente, ragazzi, anche al tocco, cioè è una cosa piacevolissima. E quindi ecco, questa magari è l'unica nota negativa che posso trovare, ma veramente per l'assorbenza bisogna lasciarlo stare, per la pulizia bisogna lasciarlo stare. Quindi questo ve lo consiglio, panno in PVA. Poi, sempre rimanendo in tema pulizie, vi voglio fare vedere questo detergente igienizzante per il pavimento, Deo 2 pavimenti ozonato. Questo qua, ok, questo è un detergente pavimenti azione igienizzante Nano Caps Technology. È un liquido in gel, quindi è un detergente in gel formulato per rimuovere ed eliminare lo sporco dei pavimenti e superfici lavabili. Grazie alla sua formula esclusiva Liquid Gel con Nano Caps Technology System, deterge, igienizza, lucida e profuma i pavimenti in ceramica, grass, marmo, resina, PVC, parquet, cemento, linoleum, eccetera. Dona brillantezza alle superfici, sprigiona un eccezionale profumo di pulito, non lascia aloni o residui e non necessita di risciacquo. Allora, già il fatto che con un prodotto io posso pulire tante superfici diverse mi piace, perché questo mi consente di avere meno prodotti in casa. Sapete che io utilizzo sempre tanti detersivi, ma anche perché spesso avendo superfici diverse mi ritrovo che mi serve un detersivo per il legno e quello stesso detersivo per il legno non va bene per l'acciaio, oppure non va bene per un mobile laccato. Ecco, quindi mi ritrovo insomma ad avere più prodotti proprio per questo motivo. Questo detergente invece, a parte, ragazze, che la profumazione è una cosa esagerata, è veramente buonissima, sa di pulito, credo che ci fossero anche altre profumazioni se non ricordo male, e mi piace questo fatto che ha più utilizzi insomma su varie superfici e questa profumazione proprio si senta mentre si pulisce. Quindi questo volevo farvelo vedere perché secondo me è un detersivo interessante da provare. Poi
vedrete parecchi detersivi, parecchi prodotti per la casa, perché insomma ne ho accumulati un po' che veramente mi stanno piacendo tantissimo. Il prossimo prodotto che voglio farvi vedere è questo smacchio. Questa sarebbe l'antichissima trielina che è sempre stata usata dalle nostre nonne. Io la uso veramente da tantissimo tempo ed è un prodotto che smacchia benissimo tutte quelle macchie a base oleose, quindi grasse, macchie di vernice. Io ragazze questo lo utilizzo da tantissimo tempo, da tantissimi anni, perché in tutti quei punti della casa, il divano, il materasso, specialmente in questi punti che non posso mettere il lavatrice, molto spesso vado a smacchiare con questo, e questo veramente, ragazze, smacchia perfettamente. L'odore lì per lì è abbastanza forte, ma è anche volatile, quindi va via anche diciamo in tempi abbastanza brevi. Questa mi sento di consigliarvela. Qualche volta mi è capitato di utilizzarla anche su macchie di pipì, ok, su materassi. Ho riscontrato una azione più potente in macchie nuove, in macchie vecchie no, ho visto che non funziona. Sicuramente toglie l'odore, e questo è veramente una cosa interessante nel momento in cui dobbiamo andare a smacchiare una macchia di questo genere. Il prossimo prodotto, sempre diciamo sì, un po' per le pulizie, per deodorare, io molto spesso lo utilizzo una volta che ho finito di pulire, mi piace dare una spruzzatina. Non so se di questo ve ne avevo già parlato, forse in un video dei top o dei flop, non ricordo. Comunque ve lo voglio mostrare nuovamente, se già ve l'avevo fatto vedere, questo Glad Soft Cotton. La profumazione, ragazze, è buonissima. È una profumazione che non so se avete mai annusato la candela al cotone del Yankee Candle, è uguale praticamente. Diciamo che non cade neanche troppo per terra, quindi mi piace perché l'ambiente rimane profumato per parecchio tempo. Intanto, ragazzi, mi sto inebriando. La stanza rimane profumata. Io molto spesso lo spruzzo anche nelle scale di entrata, perché insomma lì, essendo poco areato, molto spesso mi piace spruzzarlo un pochettino lì e veramente rimane per delle ore. Ve lo volevo segnalare, se vi piace la profumazione. Secondo me questo è un prodottino da avere in casa per deodorare un po', anche quando abbiamo cucinato magari qualcosa che ha un odore persistente, non lo chiamerei profumo. Ecco, secondo me questo, anche un po' per coprire questi odori, è ottimo. Poi altri due prodotti sempre per la casa. Sì, no, anzi, ce ne sarebbero di più. Mi sto rendendo conto che oggi vi sto facendo vedere quasi tutti i prodotti per la casa. Comunque, ve ne parlo, ripeto, come foste delle mie migliori amiche, anche se magari ci conosciamo solo virtualmente, o delle mie vicine di casa. Altro Deo Duo, quindi della stessa marca di questo qui. Questo invece è un sapone per i piatti. Ragazze, mi piace tantissimo. Questo sgrassa, igienizza, lucida e protegge, ed è vero, piatti e stoviglie. Ha il profumo di limone, anche questo ha la stessa tecnologia di quello di prima, quindi Nano Caps Technology. È un detergente per stoviglie iperattivo al profumo di limone, studiato per il lavaggio manuale di tutte le stoviglie. La sua formula concentrata con l'esclusivo Nano Caps Technology disgrega lo sporco, rimuove le macchie di cibo, caffè, grasso e unto senza strofinare, ed elimina e neutralizza i cattivi odori come pollo, uovo e pesce. Dermatologicamente testato, per mani sempre più morbide e protette, e va bene.
bene, poi dopo dalle dosi per utilizzarlo. Mi piace tantissimo, ragazze, il packaging, è comodissimo e poi sicuramente questa è una confezione che si può riutilizzare se si comprano quei boccioni di detersivo da 3 litri o da 5 litri. È veramente una confezione comoda e forse l'unica pecca è che quando si pusha viene fuori, se si pusha fino alla fine viene fuori molto prodotto e quindi bisogna cercare di pushare a metà via per non farne venire fuori tantissimo, però devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Sì, vi voglio fare vedere questo prodotto, ragazze, della Dual per forni e grill. Questo, ragazze, è un prodotto che va utilizzato stando lì cioè controllandolo, perché, ragazze, io non ho mai trovato un detergente per il forno così potente, è una cosa allucinante. La sconsiglio sulle leccarde, sono in alluminio, quindi se utilizzate delle teglie in alluminio per cuocerci la pizza o altro, mi raccomando, non utilizzatelo perché diventa nero. Ma per il forno in sé per sé, lì non c'è problema. Però consiglio sempre di utilizzarlo e verificare subito, insomma, se avete qualche dubbio dovreste utilizzarlo in una parte nascosta, perché veramente è una cosa potentissima. E se avete un forno malconcio, perché non avete mai gestito voi e vi ritrovate, insomma, una cosa indicibile, questo, ragazze, è non lo so, cioè ha una grinta assurda. Quindi se state cercando un prodotto per pulire il forno che veramente faccia miracoli, questo lo fa. Altro prodotto sempre per la casa che avete visto in uno dei miei video pulizia, in uno degli ultimi, è questo aggeggino qua. Voi direte: che cos'è questo? Cioè, è un paradito? No, è un paraorecchio? No, questo è un contenitore in silicone per l'anticalcare. Praticamente mettendo dentro la parte dove esce l'acqua, mettendo l'anticalcare qui dentro, rimane a bagno. Nella confezione c'è scritto che si può utilizzare anche con l'aceto. A me, sapete che l'aceto non mi piace e quindi io ci metto un po' di Drago, di Viacal, insomma l'anticalcare che ho in utilizzo in quel momento, e devo dire che l'ho trovata una genialata. Lo faccio girare sia nel bidet, nel lavandino del bagno, nel lavandino della cucina e di sopra in mansarda, nei lavandini di sopra, e devo dire che è molto comodo. Andiamo avanti, sempre rimanendo in tema di Mile, vi voglio fare vedere che è una pet bag da mettere nella lavatrice. Sapete che se avete cani, gatti, insomma animali domestici, dove loro dormono, nelle loro coperte, nei loro stracci, si formano sempre tanti peli. E nonostante che si possano sbattere prima di lavarli, si possa passare il rullo come io faccio spesso, per togliere i peli, però dei peli rimangono sempre. Quindi, per non lasciare tutti questi peli in giro per la lavatrice, perché comunque rimangono anche se io poi dopo faccio un lavaggio, perché i peli, guardate, dei cani e dei gatti sono tremendi, almeno i miei hanno dei peli che sono feroci, ho studiato di acquistare questa pet bag, perché io qui dentro metto tutti gli stracci, le coperte, i loro cappottini quando li devo lavare, che hanno i peli e lavano. Quando io li tiro fuori, i peli sono rimasti all'interno, quindi io sbatto un pochettino, il fatto anche che sono lavati vanno via meglio, li sbatto un po' e sono a posto. Quindi questa ve la volevo segnalare se vi interessa, se avete anche voi il problema di come lavare i tessuti, insomma, delle cucce senza andare anche ad intasare il filtro della lavatrice, perché sarebbe un problema veramente grosso. Quindi rimane tutto lì dentro, poi io sbatto bene bene e lascio asciugare e mi trovo benissimo. Il prezzo di questa busta sono 12,90 euro, sempre preso da The Mile.
Sempre da D-Mail ho voluto prendere, voglio rettificare un po' quello che ho detto in un video precedente dove vi ho parlato di queste palline, ve lo metto qui sopra, dove vi avevo fatto vedere queste palline che avevo acquistato su Amazon. Devo dire che avendo conosciuto solo quelle mi parevano fenomenali. In realtà quando sono andata a prendere questo, ho visto anche queste palline, che sono palline sempre per il bucato, per trattenere peli, capelli e il tutto e di più, ho riscontrato che queste sono meglio rispetto a quelle che io vi avevo mostrato in quel video. E queste sono sempre palline da mettere nel bucato, quindi quando si fa la lavatrice io le utilizzo in tutti i bucati, cercando di evitare il loro utilizzo se c'è qualche indumento con il pizzo, perché si ancorano, ragazze, in una maniera allucinante, cioè hanno dei piccoli uncini che catturano peli e capelli in una maniera fantastica. Anche di questi ho tenuto la cartina, perché se vi dovessero interessare sono questi qui, sempre presi al D-Mail, sono nella confezione, erano 6 sfere da inserire nel cestello, catturano capelli, pelucchi, sporco in generale, il risultato sarà un bucato più splendente, una lavatrice durerà più a lungo, ovviamente, perché insomma tutte queste cose poi vengono trattenute qui invece che andare nel filtro della lavatrice. Poi ovviamente il filtro della lavatrice va pulito periodicamente, però queste cose aiutano. Queste ho lo scontrino che l'ho tenuto, e queste 6 palline costano 9,90 euro, quindi se vi dovessero interessare, ecco, oggi come oggi consiglio queste rispetto a quelle che vi avevo mostrato acquistate su Amazon. Poi poi il prossimo prodotto, sempre per pulire, ve l'avevo accennato in un video di qualche tempo fa, voglio farvi vedere questo panno morbido di Super 5, è una microfibra per spolverare. Ragazze, sapete che io non amo molto gli Swiffer, quelle cose lì, anche perché poi si devono buttare e quindi secondo me è uno spreco di soldi. Questo l'ho voluto prendere, se non ricordo male costava intorno ai 5 euro più o meno, 4 euro e mezzo, dai 4 ai 5 euro, e devo dire che il fatto che si possa ovviamente riutilizzare e lavare più volte mi piace, e devo dire che ha un potere antistatico pur io non utilizzando ultimamente dei prodotti antistatici. Sicuramente con un prodotto antistatico funzionerà ancora di più, credo, però è ottimo. Il suo utilizzo ovviamente va fatto da asciutto, io lo pulisco, lo lavo con o del sapone neutro oppure lo ficco in lavatrice a 30 gradi, però questo è un panno adatto per mobili antichi, quelli laccati, tutti gli oggetti più delicati, elimina la polvere, raggiunge anche le piccole mondanature, ed è vero, perché essendo così morbidoso, se abbiamo delle scanalature, delle cose, facile pulire, quindi questo mi è piaciuto, è un panno che può essere riutilizzato tante volte, quindi se cercate un panno che non debba essere buttato via tutte le volte, ve lo consiglio. Poi, ultimo prodotto per la casa che voglio mostrarvi, che ve ne voglio parlare benissimo se avete il problema di staccare le etichette. Allora, questo è il WD-40. Questo di solito lo usano gli uomini, mio marito lo usa per quando deve schiodare tutte quelle parti meccaniche che non le schiodi. Con questo, che è un olio altamente diciamo lubrificante, è utile per togliere le etichette sui vetri, sulle superfici. I miei figli, quando erano piccoli, hanno attaccato tutte delle figurine, insomma degli sticker sulla porta, che ho dovuto tenere lì per anni perché
avevo provato con alcol, con insomma trementina, altre cose, non lo so, comunque le ho provate di tutti i colori, con le unghie, niente, non venivano via. Con questo invece, facendolo agire piano piano, scioglie la colla dello sticker, dell'adesivo. Ho visto insomma che mi ha agevolato la pulizia proprio in questo senso. Questo è un arresta i cigoli, elimina l'umidità, mio marito la utilizza per queste cose, pulisce e protegge dalla ruggine, sblocca i bulloni e le parti arrugginite, allenta i meccanismi bloccati. È un prodotto veramente fenomenale, ragazze, per togliere le etichette. Mia figlia ha la fissa di fare i disegni e attaccarli al vetro della sua finestra, nella sua camera. Purtroppo, molto spesso, quando la finestra è esposta al sole, poi quello scotch diventa un tutt'uno con il vetro. E quindi, quando io poi ciclicamente vado a pulire, perché lei poi magari si stanca di quel disegno, piglia, lo toglie, però ovviamente lo scotch me lo lascia lì perché è impossibile toglierlo, e quindi io vado con questo prodotto qua. Quindi, se non avete mai provato, avete delle etichette che non riuscite a togliere da tanto tempo, che vi danno fastidio, provate questo prodotto. Ok, siamo arrivate quasi alla fine, ragazze. Allora, vi voglio far vedere due oggettini carinissimi, utilissimi, che ho comprato qualche mese fa da Tiger. Non so se si trovino ancora, però se li trovate, veramente vi dico, cioè, comprateli, perché secondo me sono utilissimi. Questo un po' meno, nel senso che se ne potrebbe fare anche a meno, però questo è un cavalluccio. Anzi, dire la verità, è un unicorno dove si può appoggiare qui il cellulare, quindi il cellulare sta in piedi, e molto spesso questo lo utilizzo quando cucino, perché metto lì il cellulare e mi guardo il mio video, mi metto la mia musica. È comodissimo perché tutte le volte ho appoggiato il cellulare in posti improponibili, sul vasetto del caffè, sul vasetto del sale, appoggiato alla KitchenAid, piuttosto che sul barattolo dei mestoli di legno. Insomma, il cellulare veramente si è suicidato un sacco di volte. In questo caso invece lui rimane fermo lì, sia con la cover sia senza, e la trovo una cosa comoda se anche voi molto spesso, mentre fate delle cose, non vi piace stare in silenzio e quindi accendete magari il cellulare per mettervi un video mentre fate altro, insomma. Quindi questo ve lo volevo fare vedere. Tra l'altro, ce lo stiamo litigando un po' tutti quanti, perché chi fa colazione alla mattina se lo mette lì e guarda. Io direi che questo è stato un acquisto utile e consapevole. Questo invece, secondo me, è veramente un acquisto non intelligente di più, che pensavo fosse una ciofeca, ve lo dico molto chiaramente, e invece devo dire che è stato un acquisto intelligentissimo perché è comodissimo. Non so se avete già capito che cos'è, ma questo è un amplificatore del suono. Quindi io, quando guardo un video e il suo audio è basso, e magari io sono lì che spentolo, oppure sono lì che lavo due piatti, oppure sono lì che pelo un po' di patate, i rumori che io faccio mentre faccio queste cose coprono l'audio del video che io sto guardando. Allora, cosa faccio? Metto il cellulare qui dentro. Il cellulare sta in piedi, ok? Fate conto che questo sia il cellulare. Io infilo il cellulare qui dentro, il cellulare sta in piedi e il suono del video viene amplificato da questa trombetta. Ragazze, devo dirvi che sembra una cassa esterna wireless, non so se le conoscete, e veramente, cioè, il suono viene amplificato in una maniera tale che si sente benissimo. Io una volta, quando non avevo questo, infilavo il cellulare dentro una tazza e questo faceva un po' da amplificatore, però capisco bene che non era proprio l'ideale. Con questo, tra l'altro, mi consente di tenere il cellulare in piedi, ovviamente senza cover, e quindi non si muove. È
comodissimo e per me questa è una genialata di Tiger. Qui passiamo alla categoria corpo. Voglio farvi vedere questi due prodotti per i capelli che mi sono piaciuti tantissimo della Pantene. Questi sono balsamo per capelli secchi e questo è shampoo rigenerante che protegge senza siliconi, olio minerale e coloranti per capelli deboli danneggiati. Ragazze, questi due prodotti in combo mi fanno venire fuori i ricci. Sapete che io sono sempre un po' con i capelli crespi, quindi un po' da pazzi. Se io non trovo dei prodotti giusti, i miei capelli sono orrendi, cioè non mi piacciono. Questi ve li volevo far vedere perché invece mi ci sto trovando benissimo. Sto provando degli altri prodotti sempre di L'Oreal, quindi per i capelli, e devo dire che sono ottimi, ottimi. I capelli sono morbidi, sono disciplinati, sono idratati anche al tatto e anche la piega rimane più tempo. Quindi questi ve li volevo segnalare, se non li avete mai provati, la profumazione, cosa ve lo dico fare, è ottima. Poi volevo farvi vedere sempre per i capelli questo correttore di crescita di Noah. Io ultimamente da un anno e mezzo forse a questa parte compro sempre solo questo perché ovviamente è un prodotto da utilizzare in emergenza, però mi capita spesso, anche perché la tinta me la faccio da sola e a volte sono pigra e quindi quando devo uscire non sono in ordine mi spruzzo questo correttore di crescita e mi piace a differenza di altre marche perché non incolla il capello o incolla veramente poco perché comunque funge un po' da lacca, ma veramente per quella serata si è in ordine, si è a posto e non si ha il capello attaccato alla testa che veramente sta male, è brutto. E ho provato varie marche di questi correttori e questo è quello che mi fa impazzire, mi piace tantissimo e quindi se cercate un prodotto che corregge la crescita e nello stesso tempo non appiccica i capelli, provatelo. Poi voglio farvi vedere questo deodorante borotalco al cedro e lime, buonissimo ragazze, io questo lo utilizzo ormai, sto comprando solo questi, ho fatto scorta in un supermercato qua vicino che li vendeva al 50%, cioè ne ho comprati una decina perché siamo in 5, quindi utilizziamo tutti questo e questo ve lo voglio veramente segnalare perché lo si spruzza la mattina prima di uscire, la sera quando si torna a casa, insomma dopo aver trascorso tutta la giornata, quindi non penso che si è tantissimo profumati, vi devo dire che puzza tutto il corpo tranne le ascelle e quindi questo funziona. Infatti ha questo sistema odor converter, profumo a rilascio graduale, più sudi e più si attiva, quindi in realtà più si è profumati e più si è lozzi, però ecco, nell'arco della giornata è comodo, poi ovviamente la sera insomma bisogna lavarsi, cioè, è ovvio. Però ultimo prodotto che voglio mostrarvi è questo profumo, questo ve l'ho fatto già vedere forse nei video sui profumi, non ricordo, comunque è un preferitissimo di questo periodo, lo sto utilizzando praticamente tutti i giorni, più volte al giorno, perché proprio mi piace, cioè ogni tanto ho bisogno di spruzzarlo proprio per sentirlo, mi piace un sacco, mi piace la boccetta, mi piace il packaging, spesso lo porto in borsa perché è molto comodo, insomma è piccolino, devo dire che è anche molto elegante la confezione, quindi sta benissimo anche sul comodino. Questo è un profumo fiorito e fruttato. Vi leggo le note in velocità, me le sono segnate perché sennò tutte non me le ricordo. In testa c'è mandarino, arancio, prugna e pompelmo, quindi all'inizio sono frutti a go-go. Poi nel cuore c'è violetta, rosa, fresia che amo e fiori d'arancio che amo, quindi il cuore è più fiorito e il fondo è ambra, muschio, cedro e sandalo. Ragazze,
questo insieme delle note di fondo sono fenomenali. Mi piace sia appena spruzzato che dopo un po', perché sapete che poi queste note vengono fuori piano piano, ma le note di fondo gli danno un carattere a questo profumo che, per quello che costa pochissimo, lo trovate da Tigotà benissimo. Devo dire che è un profumo che, quando arrivano le note di fondo, a me dà una sensazione anche un po' di cipriato, non so, che avesse un fondo di cipria. Non so perché, però questo fondo muschiato con l'ambra e il sandalo, ragazze, il cedro, a me piace molto questo profumo dopo un po' che l'ho spruzzato. Quindi io questo ve lo consiglio di andarlo ad annusare se volete un profumino che non costa molto. Ovviamente vi devono piacere queste note, non è un profumo che stanca, che nausea. Io quando lo spruzzo, molto spesso lo spruzzo quando c'è mio marito nel mezzo, sapete già, vi ho raccontato che lui non è uno tanto per i profumi, con questo vedo che riesco a passare inosservata senza che lui mi dica che cavolo ti sei spruzzata addosso. E quindi sapete che in questa tipologia di video vi metto sempre un profumino che mi piace, e quindi io me lo spruzzo un'altra volta, tanto ragazze è buonissimo. E poi sembra un po', non lo so, una profumazione che mi ricorda un po' gli anni 80, sicuramente forse sarà simile ad un profumo che io utilizzavo in quegli anni là, credo, non lo so. Comunque ragazze, io vi ho fatto vedere tutti i prodotti che in questo periodo veramente sto utilizzando e li sto trovando utili, li sto trovando consoni ai miei gusti, e quindi ho pensato di mostrarveli, di darvi anche qualche consiglio. Quindi, arrivati a questo punto, io vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi a questo canale, attivate la campanella, e ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre, e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao!